Buongiorno ragazzi, stamattina sono in una location fantastica, vedete? Dietro gli scogli, faccio vedere. Stamattina l'acqua è, mamma mia, cristallinissima, anche se è un pochino mossa, ma giusto un po'. Io sono qui abbindolata su uno scoglio, il mio amore sta pescando, quella è la sua canna. Ciao amore! Ciao! Io al momento mi sono messa un po' all'ombra perché non è che sopporti tanto il sole, adesso ho messo il costume, caso mai dovesse battere il sole e fa troppo caldo, tolgo via la maglietta. Non c'è nessuno qui dietro, vabbè, perché per arrivare qui dietro devi scavalcare tipo le montagne qua. Se non ci fosse stato Celeste che ogni tanto mi dava la mano, penso che sarei tipo morta. Però si sta tranquillissimi perché appunto non c'è nessuno. Ogni tanto passa qualche gabbiano enorme, però per il resto sentite, rilassantissimo. Devo dire che c'è un bellissimo profumo, no? Il profumo del mare. Però la puzza di questa roba per pescare lo supera di gran lunga. Sono appena tornata a casa e mi sono divertita tantissimo perché poi non è cosa? Perché non è che poi mi sono messa a prendere il sole, no, mi sono messa a pescare anch'io con Celeste, fin quando non gli ho fatto perdere tipo tutti i galleggianti al mare e tutto il resto. I capelli nel piatto, mettiti bene. Attenta ai capelli. Però non so se ho preso un po' di sole, sicuramente l'ho preso su questa spalla qui, cioè l'unica spalla che ho esposto al sole. Non vuole essere ripresa, come si fa? Cioè, c'è qui che mia nipote mi ha fatto improvvisamente una richiesta. Che cosa volevi tu? I capelli. Come hai detto, zietta? Non li avrei mai. Rossi. Fammi i capelli rossi. Ma come mai proprio rossi? Perché da fileretto? Perché a me piacciono solo le cose rosse. Perché a lei le piacciono solo le cose rosse. La sua piscina è rossa. Le piace il rosso. Sei come i tori, quando vedi il rosso non ci vedi più. Infatti pure la magliettina di oggi è rossa. Ciao amore. È rossa pure. Era buona pappa e sugo, era buona. Fusilli al sugo. Abbiamo messo anche tanto basilico. Buon appetito. Questi sono dei medaglioni che ha fatto mia madre, tipo polpettoni, che poi io mi piace mangiare la carne insieme alla pasta, è tutta una cosa mia, come se fosse una polpetta. Eccomi qui in macchina, penso che il caldo mi stia dando tipo alla testa, perché io non lo sopporto il caldo, tipo per farmi una doccia e vestirmi ho sudato come una pazza e me la sono presa con Celeste senza motivo. A me non ti ho detto niente di che, giusto? No, non mi ho detto niente di che. Quando andate a fare un culo dicevo. No, stavo nervosa. Ma che fa? Ma si sono storcellate gli occhiali? No, amore, ma sono storti questi occhiali? No, ma non lo so. Guardami. Così. Non mi stai fissando anche con gli occhiali, tipo mi stai saprendo anche con gli occhiali, secondo me pendono. Perché li ho messi stamattina nella borsetta quando siamo andati al mare sugli scogli. Per il momento sono guardando soltanto una. Che stanno facendo? Per il momento stanno prendendo soltanto due cose mie. Sono nervoso. In effetti stamattina è stato uno stress, mi si stanno scassando gli occhiali perché li vedo storti, cioè li sento che sono un po' storti, ma fa niente, me li metto lo stesso. E ho perso un galleggiante a Celeste. Yami, vabbè, l'amo che stava attaccato vicino. Perché io che ne so che se alzavo quella cosa mentre tu cambiavi la cosa della canna cadeva tutto a mare. Ho combinato un disastro e vabbè. Niente, ora stiamo andando a fare un giretto. Maruzzo, dove andiamo? Mi fai sorridere. Perché? Anche quando mi telefoni che sei con Marta. Marta, dove andiamo? Perché io non so mai. Dove andiamo? Io non voglio sapere. Poi quando fai il vlog dici:
Amore, dove andiamo? Dove andiamo? Andiamo? Ma perché? Mi domandi sempre. Sono pure io, ecco. Forse mi sono fatto un po' brutto, lasciami riprendere. Mio amore voleva andare al Pizza Village a Napoli, ma io mi scoccio, perché mi scoccio di andare dove stanno centinaia e centinaia di persone. Cioè sono, tipo, come si dice, un eremita. In questo momento sono eremita. Comunque ragazze, se vi va, ho aperto un profilo su 21 Buttons, penso che si dica così, oddio, non vorrei sbagliare. Comunque ho aperto questo profilo lì e potete trovarmi sempre col mio nome e cognome, insomma Fatima Durni, venitemi a trovare anche lì, e se vi va seguitemi anche su 21 Buttons. Che fai se 21 Buttons? Quando ho detto Buttons c'è cioè, tipo così, amo Buttons. Che fa? Si condividono i tipo, no? Ad esempio, molte ragazze spesso mi chiedevano, che non so, dove hai preso questi occhiali, insomma, da H&M, tipo queste cose così, no? Allora, tu metti praticamente la foto e vicino ti esce un pallino che tu puoi mettere con il link diretto, per esempio, agli occhiali. Sì, è carina come idea, perché tu scorri e appunto trovi tutte le cose. Dopo ti faccio vedere anche un po' come funziona. Niente, io praticamente oggi, che non volevo insomma abbronzarmi più di tanto, perché poi è arrivato a un certo punto quando troppa abbronzatura la odio, però visto che oggi mi sono data alla pesca e sono diventata una piccola Sanpei anch'io, dovete vedermi, cioè ragazzi, c'ho soltanto il lato sinistro abbronzato, perché io cercavo di ripararmi dallo, cioè di mettermi all'ombra, quindi stavo dietro uno scoglio di quelli super pericolosissimi, non so come io, cioè non sono mai andata sugli scogli a saltellare così, quindi stavo anche un attimino impanicata. C'era il sole che batteva da dietro e io ho praticamente tutto il lato sinistro adesso del corpo abbronzato e il lato destro di meno. Cioè, guardate questa spalla, è così. Guardate questa, è tipo rossissima. Ma perché? Guarda amore, questa è tipo rossa rossa, questa è bianca. Volevo anche... Ho imparato anche a lanciare la canna, tipo Celeste mi attacca solo i vermi vicino, perché figuratevi che schifo. Però io ho imparato a lanciare. Celeste mi ha dato in mano la sua canna, che quanto costa quella canna, amore? Mi ha detto prima il costo, mi sono dimenticata. E lì tutta che lanciavo, scialla, così. E lui ci stava tutto impanicato che potessi rompergli questa canna. Infatti appena l'appoggiavo su uno scoglio, ah! Me la graffi! Ah! Me la graffi, me la rompi! Qui praticamente gli scavi di Pompei, no? Vedete quella via lì, tutta rotta così? Insomma, questa è parte un pochino degli scavi, da quello che si riesce a vedere per strada. Il fatto è che io non ho mai voluto vederli, cioè non sono mai voluto andare a vederli, ma nemmeno quando andavamo, che ne so, sapete, le gite a scuola, la prima cosa che fanno, insomma, ti portano a vedere queste cose. Io non sono mai voluta andare a vedere perché mi mettono ansia. Infatti Celeste ci vuole andare, che voleva andare con me, ma io no, c'è troppa ansia. Sono andato. Tu sei andato? Beh, no. Andavi piccolo? Sì. Non so, può essere che col tempo mi sia passato con la vecchiaia, però per adesso boh. Si vede che lui non è un instagrammer, già mangiato. Allora io me sono preso con praticamente questo croccante, il gelato Kinder Pinguì e panna. Tu che ti hai ripreso? Winner taco, Kinder Pinguì e panna. Ah, anche tu, cambia solo il winner taco. Amore, guarda il mio naso come si è fatto rosso, sembra tipo un peperoncino, guarda. Un clown. Chi è la pimpa che c'è il naso? Perché la pimpa? Ecco perché. No, perché poi ho messo il correttore e adesso questo naso che si è fatto così rosso, cioè c'è questo contorno degli occhi bianco e questo naso che, insomma, molto fluorescente direi.
Fantastico, fantastico Oreo. Mi piace del gelato, mi è piaciuto perché, faceva caldo, quindi è stato un bel tocca sana, perché ci siamo presi tipo, avevo fatto una sauna intera. Devo dire la verità, io mi sono messa questa magliettina che poi alla fine posso tirare anche sulle spalle e quindi diventa, diciamo, tipo mezza manica così. E poi mi ero messa il pantalone lungo perché avevamo proprio intenzione di andare al santuario, no? E quindi non potevo mettermi un pantaloncino oppure una gonnellina, sapete cosa c'è primaverile, cosa c'è estive, no? Bisogna avere un certo decoro, almeno nei luoghi sacri, e quindi mi sono messa questo outfit, ma giuro stavo morendo di caldo, stavamo veramente morendo di caldo. E quindi, amore, quel gelato è stato proprio un bel tacca sana. Mi fa piacere. Poi ragazze, vi ricordate che io avevo sempre quel rosario, insomma, che anche a voi piaceva tantissimo perché era bello, fino e sottile. Pensavo di trovarlo lì, perché comunque o nei negozietti vicino ci sono, no? Però c'erano tutti quelli là molto molto grandi, proprio con una croce tipo gigantesca. Invece a me piace quello che c'ho a casa, bello sottile. Ho provato ad aggiustargli la monachella, insomma quello che è, tantissime volte, ma puntualmente, cioè appena faccio un movimento tipo mi cade, non si riesce ad aggiustare più. E quindi non so dove trovarlo. Amore, dove poter trovare uno di quelli, però non troppo costosi, cioè tipo in gioielleria? Adesso mi sa fuoco. Non lo so, mi sta facendo un po' di capricci questa fotocamera ultimamente, eh? Io chiamo Amazon e ti mando a casa di nuovo, ti riporto a casa. Ecco, mi sono a fuoco. Dicevo, dove poter trovarla? Perché c'è Celeste... so, dipende se tu tipo in argento, perché lui lo regalò a sua madre, però era d'oro, no, d'oro bianco, d'oro normale, sì. Era molto molto carino, però alla fine io non lo so, ho paura sempre di romperlo, improvvisamente li perdo, e perdere comunque qualcosina d'oro poi mi dispiace, perché non quello che è arrivato a costare adesso. E quindi devo fare un giretto per i mercatini. Per i mercatini. La donna di mercatini. O per le argenterie. No, veramente. Sei il mercatino delle buste. Perché no, pure Celeste quando al mio compleanno mi regalò una collana scritta Fatima, bella, d'oro così. Cioè è bellissima, ma la sensazione di poterla perdere non me la fa mettere. Non l'ho mai vista più. No, io ce l'ho conservata lì, bella. Ma cavolo, amore, ma sai, io se la perdo, ho paura. Dovremmo fare tipo una puntata con tutte le cose che magari io... Che lui mi ha regalato. Che ho regalato e non ho mai più visto. Ma non è che me le vendo. 11 lunghi anni. Ma non me le vendo, stanno non lo là. Non so se te le vendi, io non mi hai fatto se non l'ho mai viste più. Ma perché ho paura di indossarla, veramente, però ho paura di indossarla, ho paura di perderla. Oh, occhiali, collana. Io non avevo questa fissa, da quando tu perdesti la collana al mare, io ho paura di... Cioè il mare è ricchissimo, però le collane di tutti. Ah, però sì, mi ricordo. Il mezzo cuore, tutti i tuoi ciondi. Il tuo cugino Mauro mi sfotte ancora di quella collana. Cioè, come erano belle quei ciondoli. Sì, quell'altro bastardo, perché mamma a mare insieme ogni tanto lo guarda e fa come erano belli quei ciondoli. Perché comunque c'avevano un valore affettivo incredibile. Erano ciondoli anche del suo battesimo, tipo cose del genere. Infatti io da allora ho la paura atroce di perdere tutte le cose. Infatti al mare non metto niente. Beh, anche gli occhiali paesina. Che ciondoli stavano? Non mi ricordo. C'era il mezzo cuore, che fu il primo regalo tuo che mi facesti. Poi dovete sapere che c'era scritto dietro quel cuore. Cos'era scritto? TVB. Ma perché? Era all'inizio che si scriveva queste parole, tipo non lo so ora che generazione sta seguendo, però quella era la generazione che adesso stavo uscendo. TVB, BBC, GGG. Ma non è vero, cioè tu mi scrivi TVB, io felicissima, dissi, oh, questo mi mette i due cuori spezzati, così mi riporta, poi vado a leggere dietro TVB, io ce la volevo ammazzare. Ma poi che altri ciondoli stavano più? Non mi ricordo. C'era quello del tuo battesimo, quello che ti regalò. Sì. No, quello che ti regalò Ciro ce l'ha ancora qua. No, ce l'ha ancora qua. Chiave di violino, che lui ci tiene tantissimo alla musica e tutte queste cose. E queste erano tutte le nostre vicissitudini. Io ti rimando da
a casa, eh. Io ti chiamo Amazon e ti mando a casa, e te brutta stronza che non mi metti più a fuoco. Adesso ceno, perché comunque Cesare deve andare a mangiare fuori, però io ho detto di no, perché insomma mia mamma mi aveva detto che c'erano queste cose a casa, io le adoro, specialmente in estate, penso che siano le cene o i pranzi, quelli più buoni da fare, perché cioè, ti viene voglia di mangiarlo, perché sono belli freschi. Allora, qui abbiamo due mozzarelle, guardate, enormi, e di bufala, buonissime. A me la mozzarella non piace cotta, tipo sulla pizza o filante, non riesco a mangiarla filante cotta, cruda mi piace tanto. Invece cruda sì, mi piace. Olive verdi e tantissime friselle con pomodorini e tonno, cioè qualcosa di buonissimo. C'è anche del prosciutto crudo, però tipo a me il prosciutto crudo non fa impazzire, insomma diciamo che gli insaccati in genere non è che mi facciano impazzire.